Forse è finito. No, però Interruzione posso. pubblicitaria. Interruzione pubblicitaria. Però qualcuno arriverà a Qualcuno arriva. darci dei soldi per dire Vabbè. queste illuminate cose. Vabbè, qualcuno arriva. Comunque, stavano dicendo che insomma Sì, non è non bene è bene fare. partire dietro, è Insomma, importantissimo partire ma sì. davanti per potersi giocare Ma la sì, regata. la verità è che nella prima bolina ti giochi veramente gran parte delle chance. La prima pop puoi recuperare qualcosa se sei veramente molto bravo, le condizioni sono molto difficili, puoi recuperare anche tanto, ma insomma, la seconda bolina è molto compilativa, insomma, c'è veramente poco da fare, la verità è che molta parte te la giochi all'inizio. Quindi, importantissimo, a mio parere, a parere di tutti, è nei movimenti pre-partenza essere più bravi degli altri nel fare l'accelerazione e anche nel fermarsi, e anche Esatto. nel fare la retromarcia, e anche nello spostarsi dove si vuole sulla linea di partenza per distanziarsi da una barca e avvicinarsi all'altra. Cioè, queste sono cose, sembrano stupidaggini, però in realtà se uno riesce a fermarsi bene, cioè un'altra barca che è meno brava, sostanzialmente, che magari ti vuole tenere lì, ti vuole tenere lì, non ti vuole dare spazio sottovento, non riesce a farlo perché piano piano ti si distanzia e tu invece ti sei fermato bene. Oppure sei riuscito a fare una corta virata e per cui Esatto. sei riuscito a recuperare spazio sopravvento, insomma. Esatto, importantissimo avere distanza sottovento per poter poi accelerare, per cui Esatto. riuscire a posizionarsi bene, fermarsi bene, insomma, è la cosa che poi Decreta, direi, decreta decisamente, sì, decreta il successo, il successo della l'insuccesso partenza. della partenza, sì. E poi una cosa molto importante è l'accelerazione. Cioè, l'accelerazione non è che debba essere fatta, diciamo, in un momento fisso, a parte che varia ovviamente per ogni classe, ci sono barche che vanno lanciate prima, perché l'ideale è ovviamente arrivare alla VMG massima al momento dello sparo, no? Del colpo di cannone, è chiaro che non sempre si riusciva a fare, però voi dovete, a un certo punto della partenza dovete decidere di partire. Quando decidete di partire, dovete partire. Cioè, non è che ci sono, cioè, dovete partire come delle palle da schioppo. E quindi quello che normalmente si fa, soprattutto sulle derive, è sbandarle sottovento, portarsi su una rotta di bolina larga, quasi traverso, con la vela twistata però ferma e con la scotta in mano. La raddrizzate con una schienata, perché una schienata, ricordate che una singola si può Sì. dare per fare l'accelerazione, la raddrizzate con una schienata, mentre la barca accelera perché la parte alta della randa è twistata. Ricordatevi che quando pompate ci deve essere sempre la parte alta della vela aperta. Se la parte Esatto. alta della vela è chiusa, cosa succede? Succede che si Praticamente. separa tutto il flusso sottovento alla parte alta della randa, per cui che Esatto. cosa facciamo? Creiamo un sacco di Non resistenza, facciamo una propeglia. fatica bestia a schienare. Infatti a me succede Esatto. sempre, per esempio, che schieno E la barca si con le sposta di lato, cartezzate. la barca si sposta di lato e Esatto. non in avanti, quindi diciamo, la propulsione della Esatto. vela non è E ci verso andiamo a la schiantare parte contro quello sottovento e nei suoi piedi. anteriore. Esattamente, Sostanzialmente. quindi questo è quello che succede. Però questa fase qua è una cosa che si può tranquillamente allenare e anche piuttosto facilmente e dà veramente grossi risultati. Quindi quando si decide di partire, si deve partire forte, forte con un'accelerazione bella decisa e bisogna ricordarsi prima di aver caricato bene la barca, appunto, quindi sbandata bene sottovento, non c'è nulla di male. Uno può stare anche fermo, sbandato sottovento e nessuno ti dice nulla. E lo Esatto. stesso quando la raddrizzi, porti l'albero diciamo, facciamo finta, sbandato 30 gradi esattamente a 90 gradi col piano dell'acqua e sei praticamente in assetto e partito. Esatto. E a quel punto, se abbiamo dato una buona accelerazione, abbiamo già quasi la VMG, anzi, abbiamo già la VMG corretta. Per cui siamo già, diciamo, siamo già possibilmente tra i primi e già
con la capacità di stringere il vento se abbiamo bisogno, per cui andare in modalità un pochino più alta, oppure accelerare, andare in modalità più basse, e non dobbiamo, diciamo, perdere tempo per far partire la barca.